Sabato 20 gennaio per la provincia di Pesaro Urbino sarà una giornata storica. Alla Vitrifrigo Arena si terrà l'inaugurazione ufficiale di Pesaro 2024, capitale italiana della cultura, con la partecipazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'evento sarà trasmesso in diretta dalla RAI e nello stesso giorno, nel cuore del centro storico, alle 17.30, nello spazio bianco in via Zungo 45, verrà inaugurata la mostra intitolata Pesaro in un oggetto, immagini e visione dalla capitale italiana della cultura 2024. Interverranno Daniele Vimini, assessore alla bellezza, Silvano Straccini, direttore di Pesaro 2024 e Marcello Smarrelli, direttore di Pesaro Musei. Si tratta di una mostra collettiva di fotografia organizzata dall'Associazione Culturale Centrale Fotografia di Fano a cura di Antonella Speziale, Paolo Giommi e Marcello Sparaventi. Grafica e video sono invece di Elisabetta Duchi. Abbiamo instaurato un progetto didattico dove hanno partecipato 30 fotografi che abbiamo coinvolto attraverso la collaborazione di esponenti della cultura pesarese, e alla fine è nato un archivio di immagini che davvero ha la capacità di evocare la capitale italiana della cultura attraverso una visione diversa. Sono artisti del nostro territorio? Sì, esatto, appartengono a generazioni diverse e hanno avuto la capacità di raccontare questi oggetti in maniera originale. E tra l'altro la nostra qualità è quella di fare eventi di rilievo nazionale, ma di avere una grande attenzione al territorio e quindi di spronare una visione dei luoghi dove si vive, una visione molto personale. Allora, la mostra sarà allo Spazio Bianco di Pesaro Musei, e fino al 18 febbraio 2024.